profumazione fresca, fruttata. Mi è partita anche una bolla. E qua su. Ciao a tutti e benvenuti sulle gioie di Bea. Io sono Beatrice ed ecco qui un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio di cuore i nuovi iscritti al canale e se invece ancora non lo siete, vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Inoltre, per chi non lo sapesse, possiedo anche un profilo Instagram e TikTok, vi lascio il link qua giù in info box e il nome delle pagine qua lato, perché pubblico aggiornamenti sul canale, sondaggi su nuovi video ed altri contenuti. Dopo tanto tempo ritornano i prodotti finiti, ne ho accumulati un bel po', potrei fare effettivamente più video di questo genere più spesso, ma mi riduco sempre all'ultimo minuto quando ormai ho una montagna di prodotti finiti. Inizierei quindi dai bagno doccia, che alla fine ce n'è solo uno in questo video, anche perché in questo video ve ne farò vedere alcuni, ma ce ne sono talmente tanti che o facevo saltare fuori un video di 30 minuti che non mi sembrava il caso. Ho dovuto alla fine spezzettarlo, sicuramente se non oggi, un'altra volta ne farò un altro breve perché non potevo farli rientrare tutti. Quindi in questo video ci sarà solo un bagno doccia e in questo caso stiamo parlando ancora una volta di un bagno doccia di Bottega Verde, ovvero quello alla vaniglia nera. Vi faccio vedere il packaging del boccettino. È un bagno doccia che mi è piaciuto veramente tantissimo da utilizzare in inverno perché l'ho trovato veramente indicato per questa stagione. È la profumazione vaniglia nera. Infatti contiene estratti di vaniglia, è un formato da 250 ml, se non sbaglio. No, 400 ml, devo smetterla di cercare di indovinare tanto. Anche se è l'ennesimo bagno doccia di Bottega Verde che vi recensisco e hanno sempre questo formato, io sbaglierò all'infinito. Quindi sì, è 400 ml. Comunque mi è piaciuto veramente tantissimo. Sorvoliamo sull'argomento di prima, è meglio evitarlo. È un profumo appunto che mi è piaciuto veramente tantissimo, si sente ancora la profumazione, ve lo consiglio perché secondo me per la stagione fredda è veramente indicato. Poi se vi piace la profumazione alla vaniglia dovete assolutamente provarlo. Passiamo invece adesso ai prodotti per capelli, ce ne sono un bel po' questo giro. Comincerei dagli shampoo. Il primo che vi faccio vedere è uno shampoo di Balea. In questo caso è uno shampoo antiforfora, vi faccio vedere il packaging. Balea è un brand, per chi non lo sapesse, che si trova da DM. È un formato da 300 ml, è un prodotto vegano, si sente ancora adesso la profumazione alla menta, che è veramente buonissima, ma ho constatato che i prodotti di Balea, almeno per quanto riguarda gli shampoo, i bagnoschiuma, insomma, hanno una profumazione veramente buonissima. E lo stesso appunto vale anche per gli shampoo che vi faccio vedere in questo video. Come prodotto antiforfora l'ho trovato carino, comunque io non ho eccessivi problemi di forfora, però insomma l'ho trovato veramente carino, non mi ha appesantito i capelli, me li ha profumati veramente piacevolmente. Se vi piace la profumazione alla menta come la sottoscritta, secondo me dovete provarlo. Il secondo shampoo di Balea che vi faccio vedere è questo alla mela. Ed è uno shampoo specifico per i capelli grassi. Come sapete, io ho i capelli che tendono a essere grassi, insomma, come sapete, se avete visto altri video dove vi recensisco i prodotti per capelli, sicuramente l'avrò detto, ho i capelli che tendono a essere secchi sulle punte e molto grassi, insomma, abbastanza grassi sulla cute, quindi tendo soprattutto in questo periodo a utilizzare prodotti specifici per appunto il mio capello. L'ho trovato carino come prodotto, anche questo ha un profumo veramente buonissimo, in questo caso la mela. Quindi solo come profumazione ha un punto in più, ovviamente non è forse ai livelli del prossimo shampoo che vi farò vedere tra poco, però anche questo comunque l'ho trovato carino, non mi ha appesantito i capelli ed è sempre un prodotto vegano da 300 ml.
ed è anche, penso, senza siliconi, ha tutta l'etichetta scritta in tedesco, però da quello che capisco, appunto, è anche senza siliconi. L'ultimo shampoo che vi faccio vedere in questo video è il mio preferito in assoluto, che ho ricomprato diverse volte, che sto usando anche adesso, ed è veramente uno shampoo che mi ha salvato i capelli. Di solito, infatti, lavavo i capelli un giorno sì e un giorno no, e già io ho capelli che tendono a essere molto fini, secchi e le punte, e avendoli lunghi si rovinano molto facilmente. E lavarli così spesso di certo non giovava alla situazione. Da quando ho provato questo prodotto in abbinata anche all'impacco pre-shampoo, sono riuscita a posticipare il lavaggio dei capelli di un giorno e anche se solo di un giorno ho notato la differenza, si rovinano molto di meno e di conseguenza rimangono puliti più a lungo. Il prodotto in questione è questo shampoo di Bottega Verde, della linea allo zenzero. È un formato da 250 ml. Lo uso in abbinata anche con l'impacco pre-shampoo che faccio una volta a settimana. Penso di aver recensito in altri video su prodotti finiti l'impacco pre-shampoo, anche perché adesso sto usando la seconda confezione, quindi sicuramente ve l'avrò recensito in un altro video. Questo è infatti uno shampoo specifico per capelli da purificare e capelli da rinforzare, quindi è palesemente il mio caso, il mio tipo di capello. È uno shampoo purificante e fortificante con estratto di zenzero senza parabeni, coloranti e siliconi. Se avete il mio stesso tipo di capello e quindi tendete ad avere un capello secco alle punte e invece grasso alla cute, ve lo consiglio come prodotto perché almeno per me è stato veramente un prodotto valido. Sto utilizzando il secondo boccetto di shampoo e sicuramente lo riacquisterò anche in futuro perché mi sto trovando veramente bene. E vi consiglio anche di provare l'impacco pre-shampoo. Passiamo invece a un balsamo, in questo caso parlo di un balsamo di Sien della linea Botanic Garden ed è un balsamo all'argan e fiori d'arancio. Vi faccio vedere il packaging, questo è il boccettino ovviamente vuoto perché sono tutti prodotti finiti. È un formato da 200 ml e mi sono veramente trovata bene. È una linea molto profumata, infatti lasciava i capelli veramente profumati, lascia i capelli anche morbidi e sicuramente se avrò occasione lo riacquisterò perché mi sono trovata veramente bene. È un balsamo che è specifico per capelli secchi, infatti tendo ad avere le punte secche. È vegano e contiene anche il 97% di ingredienti di origine naturale. Passiamo invece adesso a una maschera per capelli. In questo caso sto parlando di una maschera di Bottega Verde al cocco. Vi faccio vedere il packaging. È una maschera 2 in 1 e questo 2 in 1, infatti, no, 3 in 1, non avevo letto bene. E questo 3 in 1, infatti, ha diverse funzioni. Ovvero questa maschera può essere utilizzata come impacco pre-shampoo, come balsamo e come appunto maschera per fortificare i capelli, in questo caso per nutrirli meglio, insomma da tenere in posa più tempo. Infatti va tenuto in posa 5 minuti. Diciamo che io l'ho solo utilizzato come maschera. È una maschera con il 95% di ingredienti di origine naturale ed è specifica per capelli crespi da disciplinare. Questa maschera l'ho voluta provare a parte perché mi piace un sacco la profumazione al cocco, anche perché io avendo i capelli che sono lisci tendo ad averli anche crespi. Sì, insomma, non ho dei capelli proprio al top. Soprattutto poi con l'umidità tendono a increspirsi molto e non sono solita a farmi la piastra. L'ho trovata in generale una maschera molto piacevole anche per la profumazione, forse non fra le maschere migliori di Bottega Verde, infatti per me la migliore rimane quella al cashmere e anche quella alla pesca mi sembra. Comunque sì, c'era un'altra profumazione molto fruttata, in questo caso era una maschera fortificante, penso proprio che fosse alla pesca. Comunque ve l'ho sempre recensita in altri video sui prodotti finiti e quella secondo me era proprio la migliore anche a livello di profumazione. Diciamo che se dovessi scegliere fra le due forse opterei per quella alla pesca. Comunque anche questa non l'ho trovata una cattiva maschera. Sono talmente sommersa dai prodotti finiti che mi sono dimenticata di recensirvi un altro bagnoschiuma. Era sotto degli altri prodotti. Ve lo faccio vedere adesso, portate pazienza, però sto registrando di sera, ho un sacco di prodotti. Ritorniamo quindi ai bagnoschiuma. Il bagnoschiuma che vi volevo far vedere è questo,
di Tesori d'Oriente. Tra l'altro mi è piaciuto un sacco questo bagnoschiuma, io possiedo anche il profumino della profumazione Tè Matcha, infatti questo è un bagnoschiuma alla profumazione Tè Verde Matcha e mi è piaciuto veramente un sacco, nonostante sia una profumazione molto fresca e forse più indicata per la stagione estiva, io me ne frego, la utilizzo in tutte le stagioni perché è veramente buonissima. Il profumo Tè Verde Matcha lo utilizzo anche per andare a dormire perché mi piace veramente un sacco, mi rilassa, quindi oltre come profumo da giorno lo utilizzo anche molto come profumo della buonanotte. È un profumo molto buono e non è da meno neanche il bagno doccia, si sente ancora adesso la profumazione, sicuramente lo riacquisterò perché forse è uno dei miei preferiti di Tesori d'Oriente. È un formato da 250 ml e senza coloranti, oli minerali e siliconi. Il prossimo prodotto che vi faccio vedere è un deodorante di Yves Rocher, in questo caso è un deodorante roll alla camomilla. Questo è il packaging, ero incuriosita quando l'ho acquistato perché non avevo mai acquistato appunto un deodorante roll di Yves Rocher. Ho voluto provare, il colore del packaging mi piaceva un sacco, la camomilla mi piace come profumazione, quindi ho voluto provare. Si tratta di un deodorante senza sali d'alluminio, senza alcol, con 96% di ingredienti di origine naturale. Mi ha incuriosito molto anche questo, promette 48 ore di delicatezza e penso che voglia anche intendere 48 ore di durata. Peccato che io non mi sono trovata per nulla bene, la profumazione è molto buona e si sente ancora adesso, infatti nulla da ridire su quello, peccato che su di me non faceva nessun effetto, diciamo che ho dovuto tamponare con un altro deodorante perché se si utilizza solo questo non dura neanche, almeno sulla mia pelle, 24 ore e di sicuro se dovete magari stare via tutta la giornata non è forse una cosa che vi consiglio, poi dipende sempre da persona a persona, dal tipo di pelle che ognuno ha, diciamo che io non mi sono trovata bene, sicuramente non lo riacquisterò. Peccato perché aveva veramente un buon inci, era senza sali d'alluminio, alcol e poi mi incuriosiva anche molto il fatto che aveva praticamente quasi tutti gli ingredienti di origine naturale. Passiamo invece adesso a prodotti per la cura del viso. Vi faccio vedere un prodotto che vi ho già fatto vedere diverse volte ma mi è piaciuto veramente un sacco e sto parlando di questo detergente scrub di Bottega Verde al pompelmo. Questo è il packaging. È un formato da 100 ml ed è stato veramente un prodotto buonissimo. È indicato per pelli normali e grasse. È una profumazione fresca fruttata. Mi è partita anche una bolla, e qua su. Diciamo che in questo video stanno succedendo parecchie cose strane, a parte io che mi dimentico i pezzi. È anche partita una bolla quando ho aperto la confezione, fantastico. Stavo dicendo per l'ennesima volta che questo è stato un prodotto veramente buonissimo, mi è piaciuta un sacco la profumazione. È forse più una profumazione indicata per la stagione estiva perché si tratta di un detergente molto fresco e infatti sicuramente lo riacquisterò in estate perché è stato veramente buonissimo. Era la seconda confezione che acquistavo, infatti l'ho scoperto ancora quando era estate ed è stato veramente piacevole lavarsi il viso con questo detergente, sicuramente lo riacquisterò. Adesso attualmente sto utilizzando altri tipi di detergenti anche perché mi piace ogni tanto cambiare e testare prodotti nuovi, però sicuramente questo per l'estate lo riacquisterò perché è veramente buono, ve lo consiglio anche a voi perché ha una profumazione che merita. Parliamo invece adesso di due struccanti, il primo che vi faccio vedere è sempre di Bottega Verde e si tratta di uno struccante, in questo caso di un'acqua micellare viso, occhi e labbra, quindi full face, al lampone e mirtillo, indicato per pelli secche o delicate. Questo è il packaging. Si tratta di un formato da 200 ml e io sinceramente mi sono trovata molto bene. È stata un'acqua micellare, insomma, delicata, che non mi irritava il viso nonostante comunque non abbia una pelle eccessivamente sensibile. Lo utilizzavo insieme anche al detergente sempre di Bottega Verde all'Aquilaia.
E anche in questo caso troviamo un prodotto con 0% di parabeni e eccessori di formaldeide. Il prossimo struccante che vi faccio vedere è uno struccante che veramente ho impiegato tantissimi mesi per finire. Ed ero tentata anche di non finirlo, però insomma mi dispiaceva, alla fine lo utilizzavo solo per la faccia, per questa zona e non per gli occhi, perché per gli occhi è stato veramente deleterio. E sto parlando di questo struccante di Nivea. Si tratta appunto di questo struccante alla rosa, indicato per tutti i tipi di pelle. Effettivamente l'ho preso un po' di tempo fa, è appunto un'acqua micellare con rosa e olio, anzi acqua di rosa e olio. È un formato da 400 ml, quindi comunque un formato abbastanza grande. E sinceramente mi sono trovata bene, devo dirvi, per le altre zone della faccia, mentre invece è stato deleterio per struccare gli occhi. Nonostante appunto fosse uno struccante full face, appunto, sia adatto per la faccia, le labbra e gli occhi. Mentre invece appunto per le altre parti della faccia e per le labbra non ho avuto nessun problema, infatti l'ho finito su queste zone. Quando sono andata ad applicarlo con il dischetto sugli occhi me li ha irritati tantissimo. Anzi, fatemi sapere se avete avuto anche voi questa reazione agli occhi, se lo avete provato. Sarei curiosa di sapere anche la vostra opinione. Parlando di struccanti, vi faccio vedere velocemente anche questi dischetti struccanti di Shein. In questo caso ho solo la confezione, ovviamente, perché stiamo parlando di prodotti finiti, ed è la confezione di questi maxi dischetti di cotone. Questa confezione ce n'erano 70, vi faccio vedere il packaging, ovviamente all'interno non ce ne sono più. Sono dischetti 100% cotone e sono dischetti che ho acquistato diverse volte, sicuramente se siete andati da Lidl li avrete visti. Mi piacciono molto perché sono dischetti molto grandi, quindi permettono di detergere senza problemi un trucco full face. Io infatti di solito sono solita a fare un trucco come quello che vedete adesso, e in questo caso per questi tipi di trucco più il dischetto è grande meglio è. Vi faccio poi vedere una crema idratante, in questo caso ritorniamo dai Brochet, infatti vi faccio vedere questa crema idratante specifica per pelli sensibili. Più che idratante è una crema calmante. Questo è il packaging esterno, perché poi vi faccio vedere anche il tubetto. È una crema da 50 ml ed è appunto adatta per le pelli sensibili. Questo è il packaging invece del tubetto. Ho voluto provare questo tipo di crema nonostante non abbia una pelle eccessivamente sensibile. L'ho trovata con una texture molto leggera, un profumo piacevole, non ovviamente eccessivamente forte. Però anche questa mi è piaciuta molto. La utilizzavo appunto come crema giorno, l'ho anche utilizzata come crema prima di applicare il trucco. Infatti sono solita, dopo aver deterso il viso, a passare un piccolo strato di crema per idratare il viso prima di applicare appunto il fondotinta. L'ultimo prodotto che vi faccio vedere è in realtà un prodotto che non c'entra niente con la cura della persona, e si tratta di un ammorbidente. Questo ammorbidente della Deox è un ammorbidente floreale molto fresco da 900 ml, l'ho trovato veramente piacevole. Si sente ancora adesso la profumazione. Questo comunque mi è piaciuto particolarmente, volevo farvelo vedere perché ha lasciato i panni veramente profumati. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così mi supporterete. Vi ricordo che esce un nuovo video ogni mercoledì alle 15.30 e ogni sabato alle 10. E noi ci vediamo alla prossima con un altro video. Ciao!